buongiorno mm? buongiorno buongiorno a tutti allora ci eh, vediamo per la nuova lezione allora ascoltate bene perché è un pochino eh, importante quello che vi devo dire e sono più cose allora eh, questa lezione sui verbi che voi dovrete ripassare molto bene sia oggi che domani e ora vi spiegherò in, in che modo, quali verbi eccetera perché domani pomeriggio facciamo eh, la eh, lezione in streaming come la settimana scorsa. La settimana scorsa abbiamo ripassato storia al villaggio neolitico, questa settimana invece faremo il punto sui verbi perché ora. Voi eh, avete studiato eh, la, le coniugazioni proprie essere e avere. Avete studiato la prima coniugazione in aree e la seconda in ere. Quindi siamo arrivati al momento giusto di fare un bel ripasso per saperli bene. Mm? Ok, ora Facciamo una lezione abbastanza approfondita sui verbi per fare insieme questo ripasso e poi ovviamente li dovrete studiare per rispondere domani. Allora, tanto vi ho anticipato che, vi ho anticipato che domani pomeriggio alle 15 eh, ci rivedremo come la settimana scorsa per la lezione insieme. Allora, cominciamo proprio così. Allora, sono qua, vedete quali informazioni dal verbo? Allora, queste che vediamo insieme. Prendiamo il verbo leggeranno. Mm? Ci siete sul verbo pronti sul verbo leggeranno? L'ho evidenziato. Allora, se la maestra dice il verbo leggeranno, che cosa vi fa venire in mente? Cioè, quali informazioni vi dà? Questo verbo, questa parola verbo, contiene tante informazioni. Leggendo la parola leggeranno, voi potete pensare a tante cose. Prima di tutto che cosa fanno cioè quale azione compiono perché i verbi sono azioni ecco qua allora quale azione compiono facilissimo l'azione di leggere e questa è la prima informazione che vi dà ve ne dà un'altra mm? le ho indicato coi pallini le ho indicate con i pallini la seconda allora un'altra informazione chi compie l'azione cioè la persona o le persone che compiono l'azione? Chi sono? Se diciamo il verbo leggeranno, no? Quali sono le persone che leggono? Che leggeranno? Quali sono? Dovete pensare alle persone del verbo, cioè dovete pensare a io, tu, egli, noi, voi, loro. Allora, pensateci, loro leggeranno. Allora, ecco qua che avete trovato la persona, ma potete dire loro. Oppure si potrebbe dire anche Niccolò e Salvatore. Proviamo. Niccolò e Salvatore leggeranno. Funziona. Oppure si potrebbe dire anche Sofia e Giovanni. Un maschio e una femmina, no? Sofia e Giovanni leggeranno. Funziona. Quindi avete scoperto le persone del verbo. Che in questo caso, dunque, è la terza persona plurale del verbo. Perché ripassiamo un po' le persone arrivate a questo punto. Io è la prima persona singolare. Tu, la seconda persona singolare. Lui o lei, la terza persona singolare. Eh? Una persona sola, io è una persona, tu sei una persona, lui è una persona, lei è una persona sola. Quindi la prima, la seconda, la terza persona singolare. Ripassiamo le altre. Noi, prima persona plurale. Voi, seconda persona plurale. Loro, terza persona plurale, no? Quindi i verbi possono essere espress espressi con tre persone singolari oppure con tre persone plurali. Il nostro verbo che prendiamo in esame leggeranno, lo rievidenzio, loro, che si può dire loro, oppure andrebbe bene anche due bambini, o anche tre o anche quattro. Eh? D'accordo? Ora ci dà ancora un'altra informazione, bambini. E questa qua, quando. Quando leggeranno i bambini? Cosa capite dalla voce del verbo, dalla parola verbo? Capite che leggeranno nei prossimi giorni o che leggeranno il mese prossimo? Sicuramente nel futuro, perché leggeranno al tempo futuro semplice. E quindi una parola sola vi fornisce tre informazioni, eh? tre, ben tre. Quindi il verbo è ricco di informazioni. Proviamo un po' con un altro verbo. Il verbo camminò. Mm? Camminò. Camminò. Pensateci un attimo. Se dico che cosa fa, cioè qual è l'azione, eh, è facilissimo, no? Basta sapere la lingua italiana. l'azione è camminare. Che tutti sapete che cosa significa. Chi compie l'azione, bambini? Chi compie l'azione? Camminò. Pensate alla persona. Io camminò. Tu camminò. Lui camminò. Esattamente. Oppure lei camminò. Oppure Filippo camminò. Oppure Melani camminò. Capite? Quindi Camminai, tu camminasti egli camminò. Avete trovato la persona, la terza persona singolare del verbo camminare. Ora, quando camminò? Secondo voi, adesso, in questo momento, nel futuro o nel passato? Camminò nel passato, no? Quindi camminò ieri. Mm, troppo vicino, un po' più di tempo fa, è un passato remoto. Anche il verbo CAMMINÒ dà informazioni su quale è l'azione, chi compie l'azione significa la persona del verbo e quando significa il tempo del verbo. D'accordo? Ora la maestra ha scritto prova tua voce. Mm. Allora, prenderete il verbo hai perso, e poi a voce pensate che cosa fa, qual è l'azione, chi compie l'azione e quando. Quando avete identificato il quando, cioè il presente, il passato il futuro, dovete pensare al tempo del verbo, d'accordo? Cioè se un tempo. I tempi, per esempio, un tempo passato, no? I passati sono cinque. Dunque, se è un passato prossimo, se è un passato imperfetto, se è un trapassato eh, prossimo, se è un passato remoto, se è un trapassato remoto, insomma, c'è abbastanza da pensare. Comunque, ho, scel ho scelto dei verbi facili. Ora, questi a voce, dunque, hai perso e le tre domande avevo cucinato. Le tre domande. Ridemmo le tre domande. Hanno ascoltato le tre domande. Questa lezione la potete riascoltare quante volte volete. Ora vi spiego che cosa dovete fare oggi, dopo aver ascoltato la lezione e aver fatto l'esercizio a voi. Allora, dovete ripassare i tempi del modo indicativo che avete studiato quest'anno della prima coniugazione. Verbi che finiscono in aree. Ora, eh, nella bustina, vi chiedo, avete, avevate il verbo essere e il verbo avere, avete anche il verbo in aree, ve l'avevo già dato, oppure la scuola si è interrotta prima, se l'avete prendete, prendete la bustina, altrimenti avete sull'impara facile, dove li avete sempre studiati, oppure sul vostro libro di grammatica, pagina 7677. Come li dovete ripassare? Li dovete ripassare in questo modo, qua poi torneremo, andremo a vedere domani, eh? dovete ripassarli così, ripassa così. Allora, prendete il verbo in aree, quello che volete, mi viene in mente giocare. Allora dovete ripassare il presente di giocare e subito dopo il tempo che si forma col presente che è il passato prossimo. Quindi dovrete ripetere, io gioco tutto il presente. E poi ho, ho giocato, che è tutto il passato prossimo. Li ho evidenziati con lo stesso colore, vedete? E qua ho scritto, ripeti, il presente, che è il tempo semplice, il passato prossimo, che è il tempo composto, che quindi si forma dal presente. Quindi è più facile ripeterli a coppie. Ripeteteli a coppie, per favore. Cioè, ripeto, ripetete il tempo presente, tutto, le sei persone, di giocare, subito dopo... Non ripetete il passato, ma ripetete il passato prossimo. Io ho giocato, che usa il presente del verbo avere. Poi ripetete il tempo imperfetto. Io giocavo le sei persone. Subito dopo, tra passato prossimo, io avevo giocato, perché è il tempo composto che usa l'imperfetto che si forma con l'imperfetto e li ho colorati in blu sono da ripetere uno dopo l'altro e l'ho scritto qua. Poi passata la riga gialla passato remoto io giocai tutte le persone io ebbi giocato che è il trapassato remoto tutte le persone procedo con gli ultimi due il futuro semplice io giocherò e subito dopo il futuro anteriore io avrò giocato potete ripetere giocare eh, mangiare eh, copiare mm, alcuni verbi sul vostro libro per esempio c'è cioè, su questo amare ci sono così a caso come vi viene più ne ripetete più li imparate eh? d'accordo e questa è la lezione di oggi domani se volete, ri risentite tutta la lezione. E poi eccomi a domani, dovete ripassare i tempi del modo indicativo della seconda coniugazione, che è quella in ere. Sul vostro libro, per esempio, c'è credere. Potete ripassare, leggere, eh, scrivere, mm. sono i verbi che eh, fate abitualmente, che le cose che fate abitualmente. E eh, nello stesso modo, cioè leggere, presente, io leggo e poi io ho letto. Quindi abbinateli in questo modo per ripeterli, eh? d'accordo? Passato imperfetto, io leggevo, io avevo letto, io lessi, io ebbi letto. Io leggerò, io avrò letto. Alla fine di tutto, questo esercizio sul libro di grammatica, pagina 78, eh? è facilissimo ed è un ripasso di tutti i verbi. Preparate bene i verbi perché domani pomeriggio faremo appunto la lezione sui verbi. Chiederò un verbo a ciascuno, correggeremo questo compito. Uh, faremo alcuni esercizi sui verbi quindi mi raccomando preparate bene la lezione di domani spero che abbiate capito tutto mi pare di aver detto tutto potete riascoltare la lezione soprattutto la prima parte questa qua che mi sembra particolarmente Importante, ricordatevi per finire che i verbi hanno tre coniugazioni, tre famiglie, che sono are, la prima, ere, la seconda, ire, la terza. E invece ricordatevi ancora che il verbo essere e il verbo avere sono i verbi ausiliari, cioè che aiutano gli altri verbi e hanno una coniugazione propria. Mm, L'ho ricordata a scuola? I saltelli hanno una coniugazione propria. D'accordo? Non fanno parte della prima, della seconda o della terza coniugazione. Allora, questo per finire. Buon lavoro. A domani, così ci vediamo, eh? Ok? Ciao e buon lavoro.